Non è facile alle 18.30 di sera, invece evidentemente abbiamo trovato un sistema giusto, ma ci sono anche i temi che contano, dei temi particolari dove appunto riceviamo dai nostri associati delle notizie anche negative e vogliamo cercare di chiarirle con persone estremamente capaci. Stiamo cercando di aggiornare le modalità di vendita. Le modalità di vendita sono le caratteristiche che fanno un agente proiettato nel futuro. E quindi tutti questi strumenti che sono apparentemente alla portata di tutti diventano comunque degli strumenti su cui bisogna un attimino aggiornarci e soprattutto approfondire. La mia società si occupa principalmente di agile marketing, cioè di inserire diciamo tutta una serie di sistemi che possono rendere il marketing fruibile e utilizzabile tanto dalle aziende quanto dai professionisti. Noi cresciamo e siamo nati all'interno di una logica di marketing come uso comune. È indubbio che il web marketing, che sempre abbiamo pensato fosse dedicato soprattutto alle aziende, ci siamo resi conto che vale moltissimo per noi. In funzione dell'identità, la gente che diventa manager, ne avevamo già parlato anche l'altra volta, è quello che poi si fa una questione di, come mi è stato giustamente suggerito dagli esperti, personal branding, cioè l'identità personale. La digital PR per i professionisti dico sempre che va sviluppata su più canali. Il consiglio che mi sento di dare è sicuramente l'utilizzo di LinkedIn, perché soprattutto per gli agenti di commercio si possono trovare figure professionali interessanti e addirittura venire in contatto con la proprietà o con figure manageriali che poi ti possono portare alla costruzione di una relazione sicuramente più di valore e duratura. Certo, sono importanti anche altri social, come possono essere il live tweeting durante magari la partecipazione di alcuni eventi, per far vedere quanto siamo presenti magari sul nostro territorio. Anche Facebook, anche Instagram possono essere momenti che associano un'attività, diciamo, più ludica a un'attività più sociale. Oltretutto stasera ci siamo resi conto che, almeno poi nel confronto anche con gli altri colleghi, che avere delle competenze che sono molto simili a quelle che hanno le aziende ci permette, come al solito e per un futuro, come dire, più professionale, di collaborare in questo senso, quindi essere apprezzati per quanto riguarda le competenze e soprattutto collaborare, perché mantenendo una nostra autonomia che è professionale, però l'azienda stessa riesce a recepire e apprezzare un discorso di collaborazione. Come è stato sottolineato durante il nostro dibattito, non basta soltanto mettersi in rete e collegarsi con altre persone, ma è sicuramente molto importante anche trasmettere valori e creare contenuti. Spesso mi viene fatta la domanda: ma Deborah, come creiamo noi professionisti questi contenuti? Partite da quello che fate quotidianamente tutti i giorni. Se approcciate magari un progetto, vendete un prodotto, fate parte di una squadra che ha realizzato qualcosa, fate qualche fotografia, prendete magari una frase che vi ha particolarmente colpito o date qualche indicazione di perché il vostro prodotto e i vostri valori sono stati importanti nella creazione di quel progetto, e pian piano la costruzione delle relazioni arriverà di conseguenza. L'idea è quella di fare nei prossimi mesi un corso approfondito, proprio perché le modalità sono tantissime. Questo è importante per noi, perché quando tu sei un agente di commercio sembra che il mondo sia completamente aperto, però deve essere anche letto, verificato e soprattutto proseguito. Questo è un po' il senso della cassetta, come suggeriva lei.